grandi fabbriche moderne, gli operai specializzati sanno manovrare le macchine più complicate. Ma talvolta essi non sono altrettanto abili nel tutelare i propri interessi. Iscrivetevi al sindacato. E perché? Chi me lo fa fare? Tanto la paga è sempre la stessa. Chi è iscritto lotta anche per la tua paga. Potrai mantenerla e migliorarla solo se il sindacato si rafforza. Ma va, davvero? E dimmi un po', cosa fa il tuo sindacato? Chi stipula i contratti di lavoro? Chi si prende cura dei lavoratori? Chi difende i loro diritti? Ma allora il sindacato è una balia. No, grazie, non ne ho bisogno. Sono maggiorenne io. Dicono che il lavoro nobilita, ma io ne ho piene le scatole. Lascia perdere, il caporeparto ti può dare delle grane. Lo sai che i nostri si battono per ottenere intervalli di riposo? Intervalli? Mica male come idea. Il signorino vuole anche una pipa e un fiasco di Chianti? E magari una poltrona, eh? Oh no, signore. Se ti pesco un'altra volta ti faccio volare. Come va col tuo capo reparto? Ce l'ha con te, eh? Altro che. Compagno, forse tu non sai che il nostro sindacato è specializzato contro questi infortuni sul lavoro. Noi non siamo, come il sindacato tricolore, un ammasso di derelitti. Ma gente che sa dove vuole arrivare. E perciò d'ora in poi tu userai la tua testa esclusivamente per ascoltare i tuoi capi. Per esempio, tu sei schiavo del regime plutimperio clerical capitalistico. Ma ci siamo noi qui a proteggerti. Ad avvenire quel giorno, compagno. Quel giorno, compagno, tu sarai un eroe. Eroe, capisci? Vedi quello là? Anche tu vivrai come lui. Intanto metti una firmetta. Opla! Ciao, compagno! Compagno, un altro pollo, un altro eroe ha firmato la tessera. L'Unione del Paradiso dei Popoli si congratula con te, compagno. Se le cose cambiano, Carlo, vedrai che roba. Quando noi avremo il potere, io sarò molto in alto. Eh sì, molto. Molto in alto. Vedi un po', pezzo di plutocratico. Il tuo tricolore che fa di bello. Beh, abbiamo quasi ultimato un accordo per migliorare le paghe di 4 o 5 settori. Stabilito orari migliori in altri. Ma, robetta, noi sì che lavoriamo sul serio e in grande. Abbiamo organizzato stasera una festa della colomba che sbalordirà tutti i plutocratici come te. Ciao, plutocratico. Ciao, Antonio. Lavoratori, l'Unione del Paradiso dei Popoli è messa in pericolo dal governo imperialista di Veronagna. Lavoratori, date il vostro contributo per i guerriglieri della pace. Ventino, ventino! Puntate sui numeri, vincerete! Via! Compagno, hai vinto!
andate alla riunione, Carlo? Benone, pensa che mi hanno eletto segretario. Ui là, ottimo, bravo. E di un po', quando è che alla Colomba fanno quelle cosette che si chiamano elezioni? Elezioni? Basta che noi vogliamo e tac, si fanno. Molto bene, e di un po', un pezzo grosso come te sarà certamente candidato, no? Ma come no, si capisce. Questa è la lista per le elezioni alla sezione sindacale. È già approvata. Sì, compagno. Buondì, compagno. Vorrei fare di più per il nostro sindacato. Non so se potessi far parte del comitato. Che? Cos'è sta storia? Non ti va come lavoro io? Per carità, come vi salta in mente? Ho pensato soltanto... Tu non devi pensare affatto! E poi sei in ritardo. Il sindacato ha già scelto i candidati. Però potrai votare per loro. È un tuo diritto. E il sindacato della Colomba riconosce ai lavoratori... Mi chiamano. Addio. Abbiamo ricevuto nuove disposizioni. È tempo di fare di Verolandia un altro paradiso. Compagni, al lavoro. Le direttive di marcia sono a basso Verolandia e viva l'offensiva di pace. Compagno, il tuo compito è fare di ogni lavoratore un guerrigliero della pace. Sì, compagno. Compagni lavoratori, il governo plutonazi imperialistico di Verolandia ha osato resistere ai pacifici guerrieri dell'Unione del Paradiso dei Popoli. E noi, come sempre e senza discutere, li appoggiamo. Propongo quindi di versare un giorno di paga per la guerra della pace, per l'Unione del Paradiso dei Popoli. Chi approva, alzi la mano. Alza la mano! Grumiro! Traditore! Ma un momento, perché devo votare una questione che non è sindacale? Il sindacato deve pensare al contratto di lavoro. Basta! Silenzio! La proposta è approvata, la discussione è chiusa. Era una conferenza della pace, eh? Vedo. Il primo che mi parla ancora di sindacati? Beh, ora non essere ingiusto, hai sbagliato strada, ecco tutto. Il nostro sindacato è un'altra cosa, non è la squadra coi manganelli o coi pugni di ferro. Il nostro sindacato è un'associazione di uomini liberi che pensano con il loro cervello. Ricordatelo, Antonio, e non dimenticare di guarire presto, eh. Ciao. Che cos'è? Antonio, senti cosa dice questo novellino. Perché non gli dici tu qualche cosa? Stasera, alla riunione del nostro sindacato tricolore, ti racconterò una storia che comincia così. C'era una volta un pollo che aveva creduto al sindacato della Colomba. Finché un bel giorno...